Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, mi trovate in questa postazione qua un po' insolita, perché oggi faccio finalmente, dopo un sacco di tempo, un nuovo Strega House e sì, sono in fase di impacchettamento delle cose. Perché ormai ragazzi ci siamo quasi giunti al termine, la casa è quasi del tutto finita. E quindi devo assolutamente iniziare a inscatolare il tutto, perché raga, ho la casa piena di cazzate e se non inizio ora rischio di finire nella mia prossima vita. Quindi sono qui appunto per mettere via tutte quelle cose che diciamo non mi servono. Ho iniziato infatti dalla parte di là, dalla cucina, perché c'era quel mobile nero, il Kallax di Ikea, che è pieno di cavolate, insomma, quindi un bel po' di cose le ho già messe via e oggi affronto i libri. Ovviamente tutto il video non si svolgerà qua, non vi preoccupate, non filmerò me che metto nelle scatole le cose perché sarebbe un tantino noioso, ma volevo appunto un attimo farvi un intro della situa. Sono successe parecchie cose, magari intanto inizio a mettere qualcosina all'interno, tipo i giochi che ho qua. Dicevo, sono successe un po' di cose e volevo chiedervi se volevate uno Strega House in cui vi spiegavo un po' di casini che sono successi, perché ovviamente lo sapete che non è divertente se non succedono dei casini. Voi pensavate che con l'Enel io avessi dato il massimo della mia sfiga e invece no raga, sono successe cose addirittura peggiori. Ho avuto dei problemi principalmente con Mondo Convenienza, che poi oddio, nulla di che, cioè ho risolto il tutto abbastanza facilmente. Ma il problema più grosso e assurdo, e raga io ancora non ci credo che sia successa una cosa del genere, l'ho avuta con Eni. Perché uno dice vabbè, dopo il casino che ho avuto con Enel, il gas non lo faccio ancora con Enel, cambio, no? Facciamolo con Eni. Quando mai raga, quando mai? E quindi niente, è successo veramente, non so neanche come descrivere quello che è successo, è neanche imbarazzante, da cambiare pianeta veramente. Però non so se queste mie tragedie vi interessano oppure no, se vi interessano io vi faccio un video dove vi spiego cosa è successo, altrimenti niente, mi limiterò a raccontarvi le cose belle e positive, che non sarebbe male. Comunque voi fatemi sapere nei commenti se volete che ve lo racconti. Comunque dicevo, sono cambiate un bel po' di cose nel frattempo. I muratori hanno praticamente finito raga, quindi dopo sì andiamo alla casa e vi farò vedere che il pavimento è stato messo. Oddio, mi è entrato qualcosa nell'occhio, help. Dicevo, il pavimento è stato messo praticamente in tutta la casa, quindi quello è posto. E poi raga, hanno piastrellato ovunque, cioè laddove doveva essere piastrellato, quindi il bagno è totalmente piastrellato ed è bellissimo, la mia zona preferita. E anche la, come si chiama, la lavanderia è stata piastrellata. E hanno piastrellato anche la parte della cucina, cioè la striscia di piastrelle che andrà poi sulla cucina quando mi arriverà. Poi cos'altro hanno fatto? Ah, hanno cambiato la porta d'ingresso e quella sinceramente non l'ho ancora vista, quindi anche per me oggi sarà la prima volta. E poi dovrò montare praticamente il mobiletto con il lavandino che andrà nella lavanderia. Quindi oggi dovrò fare principalmente quello. Intanto sta volando della polvere che quindi a questo punto raga manca veramente poco, cioè una volta che l'idraulico mi mette i sanitari, che tra l'altro ho già comprato, però non ho la foto e sono in scatolati, quindi dovrete aspettare per vederli. Dicevo, una volta che mi avrà montato i sanitari e mi avrà montato anche il mobile del bagno e l'elettricista finirà di fare tutte le varie prese eccetera, si può iniziare con il trasloco ragazzi, che vorrei ricordarvi che si tratta del mio quarto trasloco in 2 anni, cioè veramente io non ne posso più. Meno male che sta casa teoricamente dovrebbe essere l'ultima, o almeno per 20 anni ci voglio rimanere, perché io un altro trasloco non lo reggo ragazzi, cioè veramente non lo reggo. Quindi niente, fine ragazzi, io adesso finisco di sistemare qua il tutto e direi che possiamo andare poi alla casa. Siete pronti? Ci vediamo lì. Eccoci qua raga, in realtà è il giorno dopo perché ieri ho dovuto fare un po' di giri e quando sono arrivata qua praticamente non c'era più luce e io voglio farvi vedere la casa con la luce bella che si veda tutto bene, quindi andiamo che vi mostro il tutto. Vabbè, questa è la porta che vi ho detto che è nuova e l'ha fatta con il disegno di tutte le altre porte perché devono essere tutte uguali. E siete pronti ad entrare? Vabbè, ovviamente qua ci sono ancora tutti gli strumenti in terra. Vabbè, non fateci caso, comunque il pavimento è stato messo in tutta la casa, tutta. Qui abbiamo le piastre della cucina che vi dicevo, guardate che belle nere così lucide, adoro. Vabbè, di qua non c'è ancora niente. Questo è il lavandino della lavanderia con il suo mobiletto che oggi monteremo. E qui la parte più bella raga, il bagno, guardate. Cioè io lo sto amando, cioè adoro, vabbè qua bianco normale, ma questo azzurro, cioè quanto è bello questo azzurro, con il pavimento uguale al resto della casa e la vasca che è già stata messa logicamente. Di qua c'è la camera da letto con i termosifoni che sono stati verniciati, quindi adesso sono qui.
E poi c'è la lavanderia, che come vi dicevo è stata piastrellata tutta, anche questa. Mi ricordano un po' le lapidi dei cimiteri, però vabbè, comunque è fatta così. Ah, questi sono i sanitari, ecco, questo qua è il bidet, ve lo posso far vedere visto che è fuori dalla scatola, è così. Non so quanto si capirà adesso che l'ho montato. E qua dentro invece c'è il water, ma vabbè, non posso aprirlo adesso. Ah, l'interno della porta d'ingresso è così, ma forse si pensa l'idea di metterci qualcosa, tipo una stampa, un adesivo, non lo so, ci penserò. E i battiscopa, se ci fate caso, sono neri, cioè in realtà sono color antracite, che non c'entra niente con il pavimento, ma c'è un motivo che adesso vi spiego. In pratica non trovavo dei battiscopa che stessero bene con il pavimento, perché i suoi proprio dal pavimento costavano uno sproposito, non mi andava di spendere quella cifra, quindi alla fine ho deciso di scegliere dei battiscopa che non c'entrassero niente con il pavimento, quindi che spezzassero del tutto i colori, e tanto se vi ricordate la cucina è legno e antracite come colore, quindi richiama un po' la cucina. Adesso io sono qui ad aspettare il tecnico per internet, sempre se arriverà mai, raga, e niente, speriamo che arrivi. Quindi raga, questa è la situazione attuale della casina. Come avrete potuto notare, ormai praticamente ci siamo, cioè quasi del tutto completata, perché appunto i muratori hanno finito tutto. Ora bisogna imbiancare, di questo ne parliamo tra poco, e basta, perché l'elettricista ha fatto praticamente tutto, manca soltanto l'idraulico, che tra l'altro infatti domani e dopodomani dovrebbe mettermi i sanitari e dovrebbero mettermi anche il mobile del bagno, cioè il mobile del lavandino, cioè il lavandino con i cassettoni sotto, lo specchio, eccetera eccetera. Una volta fatto questo aspetteremo che mi consegnino la cucina, che dovrebbe accadere intorno metà marzo circa, e poi basta. Si va, si entra, sì, ci siamo. Comunque ormai c'è tutto, perché c'è il gas, c'è la luce, c'è internet, perché oggi appunto aspettavo il tecnico per internet e raga, l'unica volta che mi è andata bene, perché è arrivato senza problemi, senza casini, ha fatto, veramente grazie. Soltanto che adesso raga mi trovo di fronte a una scelta molto difficile e molto importante. Ah, tra l'altro nel frattempo, se vedete che qua dietro c'è un po' di caos, infatti non volevo neanche mettermi qua, ma vabbè, è perché appunto siccome sto inscatolando le cose, sto svuotando questo coso qua dietro, come vi dicevo inizio video, il Kallax, ci saranno un po' di scatoloni che spuntano, scusate, ma nei prossimi video penso che ci sarà un po' di caos purtroppo. Comunque dicevo, mi troverò ad affrontare una scelta molto importante, che è quella dei colori delle pareti. Raga, cioè, voi non avete idea, io ho questa cosa, che adesso tirerò fuori da qua e vi farò vedere, che sono tutti i colori disponibili. E stiamo parlando di 5051 colori, non sto scherzando, sono 5051. C'è ogni tonalità di qualsiasi colore possibile e immaginabile, cioè non so come farò a scegliere. Vedete? 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 C'è seriamente da impazzire. E quindi boh, anche perché io vado in crisi quando devo scegliere tra tre cose, immaginate qui che ne ho 5051. In realtà una mezza idea me la sono già fatta, non vi dico ancora nulla perché lo sapete come sono, cambierò idea 800 volte, però tra due giorni l'imbianchino deve iniziare a imbiancare, quindi mi devo dare una svegliata. Pensavo comunque di fare tutto un colore molto neutro, cioè io addirittura all'inizio volevo fare quasi tutto bianco. Dicevo, io all'inizio volevo fare tutto bianco, immaginate, poi alla fine magari proprio bianco no, perché mi sa un po' magari di obitorio, e quindi pensavo comunque di optare su qualcosa di chiarissimo logicamente, ma magari un po' più grigino, un po' più azzurrino, un po' più violettino, non lo so. L'unica stanza che vorrei avere con un colore invece un po' più acceso, un po' più strong, è la camera da letto. Io ho già un po' di idee in testa, cioè una principalmente, però facciamo che non vi dico nulla, vi lascerò la sorpresa e poi come vi ho detto prima tanto cambierò idea, quindi vabbè. Sostanzialmente per il resto della casa pensavo di optare per uno di questi colori, che adesso con questa luce puntata addosso non so manco se si vedranno, comunque come potete notare sono colori tutti molto molto neutri, nulla di particolarmente eccessivo, ecco, tutti toni all'incirca pastello ma molto 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 chiari. E fine raga, penso di avervi detto praticamente tutto, se non sbaglio, se mi verrà in mente altro vabbè ci aggiorneremo nel prossimo Streghouse. A questo punto scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere ce l'ho, facciamo hashtag strega comanda color, dai mi piace, visto che devo scegliere i colori, sì,
Hashtag strega comanda color, scrivetelo tutti nei commenti. Tra l'altro, appunto, vi ricordo di farmi sapere nei commenti se volete anche l'episodio di Stregaus dove vi racconto dei casini che sono successi. Poi vi chiedo anche di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto ciò, io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan 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 t